Il passato è tra noi, è il titolo scelto dal Comune di Pescara per rendere omaggio alle vittime della Shoah in occasione del Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale che domani è dedicata alla commemorazione dello sterminio nazista di 6 milioni di ebrei. Mai più stermini e guerre dunque, ma anche creazione di un mondo migliore, tolleranza e rispetto reciproco, parole e valori di cui tuttavia bisogna avere piena consapevolezza. Il sindaco Masci. Le tante giornate della memoria che abbiamo celebrato negli anni sembra che non siano servite a nulla, perché c'è questo rigurgito di antisemitismo in Italia e in Europa che preoccupa molto. Purtroppo anche oggi, dopo le vicende del 7 ottobre, assistiamo a un ritorno dell'antisemitismo che ci preoccupa, e quindi noi vogliamo continuare a celebrare questa giornata della memoria, e la celebriamo non soltanto in maniera formale, ma con il sentimento giusto, perché ognuno di noi deve essere costruttore di pace, come dice Papa Francesco, e quindi il ragionamento che facciamo è trasferiamo ai giovani i sentimenti di pace, in modo tale che loro possano essere quelli che riusciranno a costruire forse un mondo migliore, e quindi dobbiamo continuare ogni volta partendo da queste giornate della memoria, che non devono essere soltanto un giorno della memoria, ma devono essere ogni giorno il giorno della memoria, per ricordare quello che è successo e per fare in modo che non succeda più. Nell'aula consigliare autorità, ospiti e tanti studenti di alcune scuole superiori, i licei scientifici Galilei e Da Vinci e gli istituti tecnici Aterno Mantonè e Tito Acerbo. Quindi la medaglia alla memoria di Nicola Scarinci, soldato di leva originario di Ortona. Il riconoscimento è stato consegnato al pronipote Claudio Sbaraglia dal sindaco e dal prefetto Flavio Ferdani. Infine le testimonianze, quella di Amy Rosenthal, storica e giornalista, e di Lisa Palmieri Billing, vaticanista, nonché cittadina onoraria di Pescara. La ascoltiamo. Sì, sono molto contenta di questa cittadinanza, mi sento molto vicino a tutti, è un rapporto bellissimo e sono molto grata che ho ricevuto questo onore. Questo è stato un terribile risveglio. Il trauma si è riacceso e allora stiamo subendo le conseguenze, ma questa è un'altra storia, e io cercherò oggi di parlare con i giovani. Non ho scritto niente, voglio fare una conversazione per cercare di capire che cosa percepiscono di questa situazione, perché c'è molta misinformazione che porta poi a un antisemitismo che è aumentato spaventosamente in tutto il mondo, e è basato anche sulla misinformazione e forse anche di un antisemitismo latente.